Buongiorno, come andiamo? Io sono nel bel mezzo di una nuova riorganizzazione nell'armadio. Questa è la solita riorganizzazione settimanale, più in realtà stiamo mescolando il video che state guardando con un altro video, quello del cambio dell'armadio, perché sta succedendo anche questo. Perché lunedì, che è il 5 di giugno, parto per una nuova trasferta e sarò via per una settimana e un giorno. Tornerò il lunedì successivo, per cui ho già la sensazione che quando tornerò sarà esplosa l'estate e trovare l'armadio con roba invernale non è un'opzione. Tra l'altro, settimana scorsa è stata un po' fuori controllo, per cui ho vissuto una settimana con tutti i vestiti arrotolati tra di loro, nella parte di sopra. Era tutto veramente incasinatissimo. Non lo so come ho fatto a riuscire comunque a vestirmi, ma è stata una settimanella bella impegnativa. E oggi che è sabato finalmente mi metto sotto per riorganizzare l'armadio e preparare la valigia. Tra l'altro, aspettate che vi metto qua, anche se ne abbiamo fatte di valigia insieme, nel mentre ho imparato un po' di trucchetti che vorrei condividere anche con voi, anche perché si sono rivelati molto utili. E poi questa sessione in realtà di riorganizzazione è super necessaria per proprio la mia salute mentale. Probabilmente si nota, ma se non si nota, ve lo dico io stessa, sto attraversando dei momenti molto interessanti. Non sto riuscendo a darmi pace, non sto riuscendo a trovare una serenità mentale, nel senso che trovo una serenità a tratti che mi fa stare bene per un po' e poi torno comunque a sentirmi completamente incasinata e non sapere più che cosa voglio fare della mia vita, cosa non voglio fare della mia vita. Mannaggia la miseria. Vicini maledetti, scusate, ma questo è uno sfogo così sul momento perché tutte le volte così, tutti i santi sabati, da quando hanno traslocato, stanno facendo lavori e va bene, ma quello che vi dico, tutta la mattinata, perché ormai sono le 3 passate del pomeriggio, tutta la mattinata hanno fatto montaggio mobili, hanno scaricato mobili e sono stati silenziosissimi, silenziosissimi. Accendo la telecamera e non si riesce più a fare niente. Cioè sembra un complotto contro di me e i miei video. Mi fa imbestialire questa cosa. Comunque, cercherò di mantenere una serenità almeno per questo e non mi arrabbierò, anche perché il cervello proprio mi sta per esplodere. Non riesco a capacitarmi di come sia tutto così difficile. Chiedo alle persone con più esperienza in ascolto, ditemi per favore che prima o poi si riesce a trovare una pace. Perché in questo momento sto facendo veramente fatica. Non lo so. Non lo so quando troverò la mia di pace. Ho questa sensazione che comunque è un po' una tendenza proprio comune a tutti noi. Vedo un sacco di gente che sta cambiando vita, sta cambiando lavoro, sta cambiando compagno, compagna. C'è in atto un cambiamento proprio epocale e io lo percepisco, lo percepisco proprio tanto anche su di me. E è solo che probabilmente bisogna avere più pazienza e io faccio un po' fatica ad avere pazienza perché vorrei tutto subito, vorrei sistemare tutto subito, ma quando
queste cose, soprattutto quelle che sono fuori dal nostro controllo, quindi tutto quello che capita, la vita stessa, le persone che incontriamo, le cose che succedono, sono tutte fuori dal controllo. L'unica cosa che posso controllare è la mia reazione a tutto ciò e devo farmene una ragione, è questa la verità. Solo che non riesco a darmi pace e non lo so, mi sentivo di condividere quello che mi muove in questo momento con voi. A parte questo, anche il mio armadio riflette il tumulto che ha conquistato la mia esistenza. E sto facendo fatica di nuovo a tenere le cose in ordine. Perché ovviamente quando tu non riesci ad avere un ordine nella vita, difficilmente riesci ad averlo anche nelle cose semplici e viceversa, perché comunque l'una influisce sull'altra. E di solito quando ho bisogno di fare un po' di chiarezza, ordine nei pensieri, sistemo l'armadio, sistemo il guardaroba, rimetto a posto i vestiti e oggi c'è anche l'occasione della valigia. A proposito di valigia, questa volta parto per 8 giorni e quindi la dovrò fare un po' importante. Infatti ho il bagaglio in stiva e avrò una divisa per cui metà degli outfit sono risolti, mentre dovrò ragionare bene sull'altra metà. Per cui direi che ci attiviamo, facciamo insieme questo lavoretto, se vi va, e vediamo un po' man mano che faccio la valigia quali sono questi momenti di illuminazione che ho avuto negli ultimi mesi. Partiremo direi dal primo, che è quello legato al beauty. Negli ultimi mesi mi è capitato molto spesso di preparare una borsa, una valigia per pochi giorni o qualche giorno, per lavoro, per svago, così, e mi sono resa conto di una cosa che avevo incominciato a fare, nel preparare appunto la borsa per risparmiare tempo ed evitare di dimenticarmi cose. Ovviamente una buona soluzione è quella di fare una checklist, però mi sono resa conto che avere una checklist non sempre è una soluzione. Anche perché spesso capita che comunque dalla checklist devi andare poi a mettere le cose dentro un beauty e magari le cose ti servono ancora in quel momento lì, poi per abitudine le riappoggi da qualche parte dove solitamente le tieni e poi te le dimentichi. E invece mi sono resa conto che preparando già il beauty in un punto nel bagno, 1 o 2 giorni prima della partenza aiuta parecchio, perché io cosa faccio esattamente? Metto il beauty aperto e man mano che utilizzo le cose che poi non servono più fino alla partenza, le butto dentro il beauty. Per cui dentro abbiamo già delle cosine che solitamente non uso tutti i giorni, per cui sono proprio dedicate al beauty da viaggio e alcuni campioncini che avevo da tempo e che ho deciso di usare, quindi ho già preparato alcune cose che sicuramente non utilizzo normalmente e che uso magari solo in viaggio, per cui possono stare già nel beauty, tipo ho il detergente per il viso, il leva smalto e un po' di shampoo, balsamo per i capelli, crema per il corpo, il tonico, e questi sono già delle cosine, questi sono dei banalissimi tappi, possono già stare qui in attesa di tutto il resto, i dischetti che ne ho in abbondanza, e poi ovviamente man mano che utilizzo le cose che poi non servono più le butto dentro il beauty per arrivare poi fino alla sera prima, quando metterò dentro lo struccante
magari la cremina per la notte e cose che solitamente uso solo la sera, e poi l'indomani, la mattina prima della partenza, metterò dentro la crema per gli occhi che userò per l'ultima volta prima di metterla in valigia, la crema da giorno e poi anche lo spazzolino, il dentifricio e tutte le cose che utilizzo la mattina e che quindi dopo non devo più utilizzare. In questo modo, nel giro di 2 giorni avrò toccato tutte le cose che uso normalmente e che potrebbero servirmi in viaggio, e in questo modo mi assicuro di non dimenticare proprio nulla. Adesso, però, passando ai vestiti, le cose che prendo in considerazione quando faccio una valigia sono diverse a partire dal motivo per cui vado in viaggio e quindi quali sono le ragioni per cui parto, e questo già influisce molto su quello che metterò in valigia. Poi studio un po' l'andamento del clima, cosa promette il meteo, e anche quello è fondamentale. E poi, ovviamente, a parte il motivo per cui parto, valuto esattamente, se possibile, che cosa dovrò fare e di conseguenza scelgo le cose da mettere in valigia. Nel caso di questa trasferta qua, ovviamente, partendo per lavoro, le cose che devo mettere in valigia sono da lavoro, ma non solo. Ad esempio, anche per quanto riguarda i vestiti che metto in valigia, tendo sempre a tenere già la valigia a portata di mano aperta e iniziare già qualche giorno prima a mettere dentro le cose che mi servono, perché negli anni con la checklist ho visto che non mi funziona proprio benissimo, perché a volte o non metto dentro qualcosa che mi serve o lo metto dentro e lo metto dentro male e poi mi tocca ribaltare tutta la valigia. Per cui oggi tiro già fuori la valigia e metto dentro prima di tutto le cose che non possono mancare, come l'intimo, i calzini e il pigiama, e questi sono proprio la prima cosa che tolgo fuori dal cassetto dell'intimo. Sicuramente voglio mettere dentro degli outfit per le serate in cui uscirò. Non credo di volerne portare uno a sera perché è troppo, e se una sera non mi va di uscire, non uscirò. E se invece uso un outfit più di una volta, non succede niente, perché mettendolo solo la sera non sarà sporco e quindi sicuramente riutilizzabile e riciclabile. Poi questa trasferta qua non sarà una di quelle distruttive, o almeno non dovrebbe esserlo, per cui conto di riuscire anche ad allenarmi, uscire a farmi una corsetta, anche per approfittarne e vedere un po' il posto. Detto ciò, io ho del lavoro da fare, per cui comincerei a sistemare un po', e nel mentre, ovviamente, le cose che scelgo di mettere in valigia ve le faccio vedere una per una. Parliamo di cose basic che non possono mancare dentro una valigia, qualsiasi che sia per lavoro o per divertimento o per vacanza. Non possono assolutamente mancare un jeans scuro, un jeans chiaro, delle t-shirt plain, perfette per qualsiasi occasione, e poi per rendere la situazione un pochino più interessante, qualche top un pochino più particolare, così siamo sempre pronte per un'uscita non programmata. E poi, ovviamente, una camicia bianca, una camicia azzurra e un outfit all black. E questo rende la valigia pronta e perfetta per una qualsiasi occasione. Io, nel mentre, ho fatto un po' di progressi e sono riuscita a sistemare qualche cosina. Là ho messo tutti i top estivi senza maniche e
Ora sono le 4:30 e vorrei fare merenda, per cui andiamo nell'orto subito. Che bella la natura! Regala profumi, luci, suoni. Qui posso stare bene. Comunque, la merenda di oggi sono i lamponi. È la stagione dei lamponi e quindi è bellissimo perché posso venire direttamente in giardino, raccoglierli e mangiarli. Guardate qua che meraviglia. Ma sentite gli uccellini. Voglio cercare i lamponi perfetti. Ci sono dei lamponi che sono veramente buonissimi, sono giganteschi e hanno una forma perfetta. Quelli sono proprio buonissimi. Se li trovo adesso ve li faccio vedere. Eccolo! Chissà perché i frutti migliori sono sempre nascosti. Bisogna sempre portare tanta, tanta pazienza per trovarli. Ecco la mia merenda. Comunque, devo confessare che ieri ho fatto giardinaggio insieme a mio padre e mi fa male tutta questa parte qua del braccio. Talmente mi fa male che non riesco nemmeno a reggere la fotocamera in mano. Ho quasi finito di fare la valigia, ho chiuso una prima parte con superaggio e mi manca da riempire la seconda metà dove ci devo mettere il beauty e qualche altra cosina che magari mi sono ancora dimenticata di mettere, ma penso proprio di no. Ho messo dentro tutto, dalle cose per il tempo libero alle cose per il lavoro, perché comunque la divisa all black l'ho portata proprio nel caso quella che hanno previsto non andasse bene. Poi, comunque, siccome ho già il paio di scarpe nere, più indosserò delle scarpe da ginnastica per partire, non penso di aver bisogno di altro, anche perché non credo che ci sarà il tempo di indossare altro. E se mai dovesse capitare di andare a fare una passeggiata, sfrutterò sicuramente le scarpe da ginnastica. Quello che rimane fuori è ovviamente l'outfit che indosserò domani. E per l'occasione ho scelto un paio di jeans, una camicina super leggera e una camicia in jeans un pochino più pesante. Per non avere freddo, sarà l'unica giacca che porterò. Poi in realtà nel tirare fuori queste cosine qua mi sono resa conto che non ho messo in valigia nessuna borsina un po' più piccola da portarmi dietro, magari quando esco fuori a cena o se dovesse servire anche in evento, perché può servire sempre una piccola borsettina nera, quindi adesso vado a cercarla e direi che ci siamo. Ho deciso per queste due borsine qua per due ragioni. Questa non è super piccola, però è comunque piccina. Però il fatto è che avrò dietro tre cellulari e non ci sarà praticamente nient'altro dentro. E poi quest'altra qua che invece si presta meglio per i miei outfit chiari ed essendo in tessuto non occupa troppo spazio. Queste sono le ragioni dietro la scelta delle borse.
Una cosa che sicuramente non ho fatto è lo zaino, è ancora tutto qua, sparso, ma adesso ho finito il video, devo mettermi a lavorare un po', a prepararmi per domani, per la partenza, chiudere le ultime cose. E quindi fatto questo, poi preparerò anche lo zaino, ma lì ci metterò computer, tutta la roba elettronica, i telefoni, i cavi e l'agenda. E poi ora che ci penso, ho messo tutto nella valigia grande, ma non mi sono portata niente dietro in caso di emergenza. E probabilmente toglierò fuori dalla valigia grande delle mutandine e un cambio. Giusto per stare tranquilla, perché speriamo non succeda niente, però può capitare che la valigia venga persa e sicuramente i miei trucchi non li metterò dentro la valigia, perché ci ho pensato, tutto il resto lo posso recuperare magari anche a poco, mentre i trucchi no. E tra l'altro ho comprato una crema nuova per il viso e non vorrei perderla, e quindi anche quella andrà con me. Poi tutto il resto andrà in stiva. Infine, una cosa che ho fatto ma che non vi ho detto, ho comunque preparato anche una pochettina con cose che possono servire a noi ragazze in caso di emergenze da ragazze, e poi un beauty con solo medicinali d'emergenza, quindi un po' di occhi, un po' di tachipirina, un po' di Plasil e altre cosine che possono servire, un po' di integratori, così sto tranquilla per tutto il viaggio. Probabilmente non serviranno, però just in case le ho messe dentro. E direi che ci siamo. Manca una cosa fondamentale: mancano i miei cracker, che sono solitamente la salvezza in queste occasioni, perché in evento difficilmente pensano alle persone intolleranti o con allergie, e quindi mi sa che farò un salto al supermercato per comprarmi i cracker, i soliti senza glutine della Galbusera, e probabilmente ci siamo. Forse è tutto e basta. Spero di potervi far vedere qualche cosa di questa trasferta qua. Io ci provo, non prometto nulla, però ecco. Se ci riesco, filmo e vi porto con me. Detto questo, chiudo il video e vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora, mi raccomando, come sempre, prendetevi cura di voi. Ciao!